Salve a tutti, sono lo studente Barone Mariano e per il mio elaborato ho preso in considerazione una catena di ristoranti di nome Smart Food. Questa catena è formata da due ristoranti che, come possiamo andare a vedere nella nostra knowledge base, saranno i seguenti. Questi ristoranti sono gestiti dal proprietario. Come possiamo dire in questo predicato, e oltre a tener traccia del proprietario, abbiamo anche predicati per ogni dipendente. Per i dipendenti abbiamo i nomi e il loro salario con il luogo in cui lavorano, se il primo o il secondo ristorante. In particolare, notiamo come per quanto riguarda il proprietario. Non, dato che il proprietario non avrà un salario, uno stipendio mensile, andremo ad indicare la variabile che mostra appunto lo stipendio con un trattino basso, per indicare che appunto è mancante. Invece, per tutti gli altri dipendenti abbiamo nome, salario e luogo di lavoro. Oltre a tenere traccia di queste tre variabili, abbiamo anche che per ogni dipendente abbiamo il loro lavoro. Quindi abbiamo predicati per il cuoco, per l'assistente cuoco, per il gestore della sala, per i camerieri e per il cassiere. Ovviamente ognuno di questi predicati sarà doppio, poiché avremo per il primo ristorante e per il secondo ristorante. Passando alle regole, abbiamo che ogni dipendente ovviamente sarà sottoposto del proprietario, quindi avremo che la regola per il superiore. Il proprietario sarà sempre superiore a ogni altro dipendente. Infatti, come possiamo vedere, qui ci verranno mostrati tutte le coppie dove X sarà il superiore e Y sarà il dipendente. Oltre al proprietario che sarà superiore di ogni altro dipendente, avremo anche che il gestore della sala, come possiamo vedere qui, sarà superiore ai camerieri e anche il cuoco. Qui sarà superiore dell'assistente cuoco. Oltre a tenere traccia dei superiori, abbiamo anche una regola per i colleghi. I colleghi sono i dipendenti che lavorano nello stesso ristorante. Infatti, qui, come abbiamo scritto, abbiamo che X e Y saranno colleghi se il dipendente X lavora nel ristorante Z e il dipendente Y lavora sempre nel ristorante Z. Ovviamente abbiamo usato il not equal qui perché abbiamo indicato che un dipendente non può essere collega di se stesso. Passiamo ora al lavoro. Se prima abbiamo indicato con i colleghi i dipendenti che lavoravano nello stesso. I colleghi che lavoravano nello stesso ristorante, ora andiamo a indicare, vogliamo sapere i dipendenti, cioè scriviamo come predicati tutte le coppie di dipendenti che hanno lo stesso lavoro. Quindi avremo i cuochi, avremo gli aiutanti cuochi, avremo i cassieri, i gestori della sala e i camerieri. E utilizziamo. Poi, per fare i nostri collegamenti, quest'altra regola, same job. Questa regola ci dice appunto che Y e X, che si rifanno a same job 1, quindi X e Y hanno lo stesso lavoro se Y e X che troviamo all'interno di questi predicati quindi si riconoscono come coppie, quindi avviene l'unificazione. Oppure se, sempre rifacendoci a questo predicato,
Se x e y si trovano all'interno. Questo viene fatto poiché prendiamo ad esempio il primo predicato. Cioè, questo primo predicato. Se non ci fosse questa regola, noi non potremmo andare a cercare il collega questo dipendente. Ci ritorna falso, che non è stato trovato. E quindi, utilizzando questo collegamento, andando a cercare ora, ci ritrova appunto che viene trovato e poi si ferma. Infine, oltre a tenere traccia di questo piccolo lato manageriale, questo piccolo lato gestionale, abbiamo anche un menu. Il menu viene presentato in tre menu base più un ulteriore menu che può essere personalizzato. Per il menu ho utilizzato le liste. Vediamo che i primi tre menu sono quelli base e sono i seguenti. Menu fatto di portate a base di carne, di pesce e infine un menù per bambini. Il menù presentano un antipasto, un primo, un secondo, un contorno, un dolce e una bevanda. E infine abbiamo il prezzo totale del menù. Questi sono i tre menu base e oltre ai menu base abbiamo anche la possibilità, aggiungendo questi predicati, di poter creare il nostro menu personalizzato. Il nostro menu personalizzato che andremo a vedere qui, domandando, avremo come combinazione ogni portata che abbiamo indicato in questi predicati qui. Quindi combinati tra loro, quindi si potrà assemblare il nostro menu. E come vediamo abbiamo tutte le combinazioni possibili. Ovviamente alla fine andiamo a vedere la regola. Oltre ad indicare ogni singola portata, avremo anche una somma, che è la somma di ogni singolo piatto e ci mostrerà alla fine di ogni composizione, di ogni combinazione delle nostre portate, anche il prezzo finale complessivo. Quindi, oltre ad avere questi tre menu con i loro prezzi, avremo anche possibili combinazioni di menu personalizzati con i loro prezzi finali. Vi ringrazio per il tempo, per aver visto il mio elaborato e buona giornata.